Salve a tutti youtuber Splash Archelle e benvenuti in un nuovo video che faccio anche in occasione dell'uscita finalmente di Doom Eternal, non vedo l'ora, e con anche Doom 64 che finalmente giocherò per la prima volta perché io non ho mai avuto il Nintendo 64, quindi sono veramente contento, veramente due giochi addirittura, e in più stiamo appunto per rilasciare il nostro doppiaggio italiano del film Doom Annihilation. Dopo 5 mesi di duro lavoro, che ci sono ancora delle cosine che bisogna riguardare, però intanto dovremo in teoria annunciare presto la data, ecco. Ora, vorrei esprimere delle mie opinioni, insomma, riguardo la community generale di Doom, ma non quella italiana, perché bene o male in altri paesi non ci sono tanti teste di minchia come purtroppo ci sono nella community quella, diciamo, di base in America, ecco. E questo è un pensiero che mi è venuto dopo aver visto cosa è successo con l'ultimo spot di Doom Eternal che hanno messo, lo spot televisivo, che invece di usare una musica di Mick Gordon, quindi una musica metal, come solitamente appunto per rappresentare il gioco, hanno deciso di usare un altro tipo di colonna sonora, una canzone che è di un altro genere, insomma, non metal. E cosa è successo? Che la gente si è incazzata nera nei commenti scrivendo "Eccoci, non va bene, non è Doom se non c'è la musica metal". Queste persone che dicono così, per me, non sono veri fan di Doom, sono delle teste di cazzo. Cerchiamo di analizzare i fatti. Doom non è un gioco in cui semplicemente sei un soldato in tuta spaziale verde nel futuro a spacca i demoni così in modo ignorante con la musica metal sotto. È un concept in cui ci sono i demoni, vari demoni, e c'è questa, diciamo, sorta di avventura action horror in cui devi appunto fronteggiarli con vario tipo di armi. E il fatto che tu sia un slayer, Doomguy o una donna va benissimo uguale, purché appunto rispetti il concept. Ora, chiaramente, nel canon, il protagonista è appunto Doomguy, poi il Doomslayer con i nuovi Doom, che fronteggia i demoni e ha una sua storia. Ebbene, quella è la storia canonica. Poi ci sono gli spin-off, c'è, che ne so, Doom 3, Doom 64 e i film di Doom, chiaramente, che rielaborano il concept a modo loro. Mentre i primi due Doom iniziavano come semplicemente gioco stile arcade, perché a quei tempi comunque lo stile era quello, con delle varianti di musica metal e il protagonista era appunto questo Doomguy, raccogliendo vari tipi di armi, andandosi avanti, facendo breccia tra questi demoni, che arrivava all'inferno. E questo, diciamo, è l'inizio della storia canonica, che poi ora sta proseguendo con i nuovi Doom, dal 2016 Doom Eternal. Ma il punto è che non è che ogni Doom deve avere sempre quello stesso stile, con marine spattuta spaziale verde, andare in modo ignorante così a squartedemoli con la musica metal sotto. Per esempio Doom 3 si basa su più una sorta di immersione in questo ambiente più realistico, con appunto un soldato che non è il Doomguy, ma è un Doom Marine comunque che si discosta dalla storia canon. È un altro universo, quello, che si basa più su un'atmosfera cupa e più realistica, ecco, diciamo, mettiamola così. E personalmente Doom 3 è il mio gioco preferito di sempre, ma quelli sono gusti, per il mio gusto personale. Io adoro quella via di mezzo tra realismo e fantascienza, con varie tipologie di armi, che demoni che invadono la struttura, tra l'altro una struttura veramente intrigante, che più vai avanti veramente ti cattura proprio, secondo me. Allo stesso tempo, mentre dovresti provare paura, ti senti anche forte perché stai veramente fronteggiando demoni alla grande, come il Doomslayer originale, insomma, ecco. Ecco, quella è una via di mezzo che a me non dispiace, e non c'è la musica metal, insomma, volendo si può mettere, perché adesso si mette su Spotify mentre giochi, però comunque di base non c'è. Mentre i nuovi Doom, appunto, essendo canon, hanno lo stile dei Doom classici, con un ambiente molto più arena, con un'atmosfera molto più cazzara, ignorante, che però comunque è sempre Doom il concept, e quindi mi piace sempre per quello. Non so se avete afferrato il punto. Il punto è che Doom non è vero che funziona solo in un determinato modo. E purtroppo c'è tanta gente ignorante nella community che a quanto pare questa cosa non la capisce, che per loro Doom è semplicemente un gioco in cui sei un cazzo di marine spaziale e in modo ignorante, del tutto ignorante, così a spacca i demoni con la musica metal sotto, tutto, e basta, e basta.
quella per me è una visione piuttosto contorta di vedere il gioco, cioè proprio, o il concept comunque sia, perché poi ci sono anche i film, che i film chiaramente si basano su un concetto più realistico, che poi piacciono o meno, è un discorso, il punto è che devono mantenere appunto sempre il concept originale, e secondo me i film anche lo mantengono, però poi può piacere o non piacere, come lo stile in cui appunto vengono realizzati, hanno dei problemi, soprattutto per quanto riguarda il budget, ma quelle sono altre questioni. Secondo me i film di Doom sono tra quelli che appunto sono riusciti di più a maggiormente a mantenere il concept originale del gioco su cui sono basati. Perché sono sempre pareri, però comunque non è giusto che vengano appunto ripudiati in questo modo solo perché il protagonista non è un Doom marine spaziale che va con la musica metal così, cioè, è proprio una cosa che a me mi fa girare i coglioni. Che poi Doom Annihilation è un progetto praticamente realizzato da fan, se vogliamo metterla così, perché le persone che ci hanno lavorato sono persone che ci tenevano, specialmente il regista, e pur non avendo molti soldi a disposizione, perché la Universal questo film proprio neanche lo voleva fare, ma loro hanno insistito, no? E quindi la Universal, vedendo un po' quel successone, diceva, beh, dai, però era sempre molto riluttante, ha deciso comunque sia appunto di dare un piccolo spazio a persone che sono fan del gioco e che hanno dato una loro interpretazione. E io veramente ho amato questo film proprio per questo. Eppure tantissima gente testa di cazzo, che non dico che gli debba piacere, però almeno riconoscere che è un progetto fatto col cuore, eppure no, dicono che è una merda semplicemente perché non c'è il Doom Slayer. È una cosa che io, con pochi soldi, non potevano di certo fare un film che rispecchiasse il gioco originale, il primo Doom magari, e appunto fare un mega robe allucinanti che veramente è un Doom, fare una cosa molto più appunto basata sullo stile Doom 3, ecco. Vabbè, ma del resto purtroppo queste sono cose che poi succedono con tante community, figuriamoci, per esempio quella di Battlefield che ci ha avuto tanto a ridire col fatto delle donne per Battlefield 5, vabbè, questi sono solo esempi comunque sì. Bisogna che apriamo un po' gli occhi qua, perché poi veramente diamo una brutta impressione, proprio, cioè io veramente mi dispiace tanto, perché veramente Doom rischia veramente di fare, sta facendo un sacco di brutte figure da parte che gente magari vorrebbe approcciarsi, ma legge cose strane in giro, che è perché fa schifo quello, fa schifo quell'altro, ma non è vero, proprio, e quindi questo è il mio pensiero generale sulla mia saga di sparatutto preferita. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, non vedo l'ora per Doom Eternal, per Doom 64, anche di mostrarvi il nostro doppiaggio del film. E qui è tutto da Sharkelle, alla prossima!